Quante volte abbiamo sentito dire «Ho trovato l'anima gemella» oppure «Sono alla ricerca dell'anima gemella». In realtà, che due persone che si amano ricostruiscano un unico essere preesistente nella sfera spirituale è molto antica, e a tal proposito vi riporto il mito dell'androgino descritto dal filosofo Platone nel dialogo Simposio. Ecco cosa ci dice. In un tempo molto antico esistevano tre sessi, maschile e femminile ed androgino. Quest'ultimo era sia maschile che femminile. Tutti gli esseri umani avevano due teste, quattro braccia e quattro gambe. Un giorno questi esseri tentarono la scalata all'Olimpo per prendere il posto degli dèi, e Giove, per difendere la sede degli dèi, intervenne a colpi di fulmine e divise a metà tutti questi esseri. In questo modo gli esseri umani si indebolirono e rinunciarono alla conquista dell'Olimpo, e da allora ogni essere umano è alla ricerca dell'altra sua metà per ricostituire l'essere unico originario. Da notare che questo mito contempla anche l'omosessualità, in quanto alcuni esseri originari non erano androgini ma solo maschi o solo femmine, per cui per essere ricostituiti hanno bisogno dell'unione di due maschi nel primo caso o di due femmine nel secondo. Il mito dell'androgino è presente anche in uno dei tanti documenti ritrovati nel 1945 a Nag Hammadi in Egitto, in Apocalisse di Adamo, dove si legge che in origine Adamo ed Eva vivevano in una condizione spirituale superiore e costituivano un unico eone nel pleroma. Gli eoni erano spesso rappresentati in coppie maschio e femmina. Due degli eoni più comunemente citati erano Cristo e Sofia. Gli eoni nel loro insieme costituivano il pleroma, la regione della luce. Da sottolineare che per gli gnostici cristiani Sofia è un elemento centrale per la comprensione cosmologica dell'universo. Sofia è la componente femminile di Dio e coincide con lo Spirito Santo della Trinità. Ella è pertanto al tempo stesso sorella e sposa di Cristo, poiché così come Cristo, ella viene da Dio. Comunque, al di sotto di questo mondo superiore c'erano tenebre ed abisso, dove regnava il Demiurgo, creatore dell'universo, spesso identificato con il Dio dell'Antico Testamento, un Dio arrogante, geloso, violento, vendicatore e spietato. Il Demiurgo, per gelosia ed invidia, ebbe il potere di dividere quel leone che si trasformò in due esseri mortali, schiavi della sua terribile legge. Questo ci ricorda l'indebolimento descritto da Platone nel Simposio. Ma tornando al testo, Adamo racconta al figlio Set che lui ed Eva erano un unico essere che viveva nella gloria e nell'eternità delle regioni celesti superiori, rispetto al terribile mondo creato dal Demiurgo, ma che poi questo Dio, il Demiurgo appunto, divise Adamo ed Eva, e diventando due, la gloria e la prima conoscenza che respirava dentro di loro li ha abbandonati. Comunque, in effetti l'idea dell'androgino era piuttosto frequente in molti sistemi gnostici. Solo a titolo di esempio, in tutta la tradizione ermetica
L'androgeno primordiale rappresenta la condizione originaria dello stato umano, che nell'alchimia era rappresentata dal Rebis, un essere con due teste, una maschile e una femminile, che tiene sottomesso un drago. Anche nella Kabbala ebraica, la figura dell'Adam Kadmon è anch'essa un essere androgeno, che si spezzò a causa del peccato originale. Ma anche molti dei dell'antico Egitto avevano natura androgina, e anche Dionisio, il dio delle religioni misteriche dell'antica Grecia, era un androgino, così come molte divinità nell'induismo. E i riti sessuali del tantrismo hanno come fine la ricostituzione dell'androgeno primordiale. Quindi in realtà il significato dell'androgeno è molto profondo. In questo essere convivono nella giusta unità due principi: l'io individuale, principio maschile, e tutto ciò che appare esterno ad esso, principio femminile. L'uomo, caduto in questa dualità, è prigioniero e sofferente in essa. Deve ricostituire l'unità originale, appunto l'androgeno, nella quale non vi è distinzione tra l'io ed il mondo esterno, tra l'anima individuale e quella universale, tra il maschio e la femmina metafisici. Ed è questa la grande opera da compiere. Ma voglio concludere con le parole tratte dal Vangelo di Filippo. Quando Eva era in Adamo, non esisteva la morte, ma dopo che essa fu separata, la morte è sopravvenuta. Se essa entra di nuovo in lui, e se egli la riprende in se stesso, non esisterà più la morte. Qui si conclude questo video, ma fammi sapere cosa ne pensi e se credi nel mito dell'androgeno. Ti aspetto nei commenti. Ti ricordo che se vuoi sostenermi basta un like o un'iscrizione, che è completamente gratuita. A te non costa niente ed io te ne sarei davvero molto grata. In ogni caso, spero di rivederti molto presto nel prossimo video.